Bei volti, belle persone, belle storie. Sono quelle di 12 donne ex bambine guarite da un tumore infantile. Sono loro le protagoniste di un calendario davvero unico e speciale, fortemente voluto dal professor Giuseppe Basso per trasmettere un messaggio di successo e di fiducia ai bimbi ammalati ora e in futuro e alle loro famiglie. È normale che una madre al primo colloquio mi dica: ma si può veramente guarire di questa malattia? Ma lei mi sta raccontando qualcosa che non è vero, questo è un cancro, di cancro si muore. No, io non posso dirgli l'80% guarisce, ma il mio sarà il 20 o sarà l'80? Io gli dico: guardi, queste sono delle persone guarite che hanno la loro vita normale. Non solo normale, ma una di queste è arrivata a 11esima e ha cambiato dati assoluti di equitazione la settimana scorsa. Una ha preso la copertina di una rivista, una fa la modella, una fa la cantante e la ballerina. Cioè, non sono delle persone che sono sopravvissute, sono delle persone che sono entrate nella vita da protagoniste e ci tengono ad essere entrate da protagoniste. Mi dicono: noi siamo un po' più speciali, abbiamo delle doti in più che gli altri non hanno, perché non hanno conosciuto il valore della vita che noi abbiamo conosciuto soffrendo. Sono tutte donne e tutte belle. Questo è normale, noi facciamo una cura di bellezza, non è che curiamo il tumore nel nostro istituto, noi facciamo, è una specie di factories in cui noi curiamo queste. No, sono belle perché sono entusiaste della vita e godono la vita. In mezzo al pubblico c'era anche un'altra ragazza che è uscita da poco dalla terapia e sono belle perché hanno la bellezza nei loro occhi, nella loro voce, nel loro entusiasmo, nel loro animo. Sono nel mese di giugno e sono sopra la mia cavalla che io faccio equitazione ed è il mio sport preferito. Per questo ho scelto di inviare al professor Basso questa foto che mi rappresenta appieno. Tu hai 23 anni e insomma qual è la sua storia? Quando hai scoperto di essere ammalata? Io avevo 9 anni la prima volta e dopo la seconda volta nel 2004, quindi 2 anni dopo. E da lì è tutto un po' cambiato, ma secondo me è in positivo, perché se no non starei facendo gli studi che ho fatto adesso. Le persone che ho conosciuto sono fantastiche e credo che mi rimarranno in mente per tutta la vita. Quando una persona come te, così giovane, scopre una malattia così, insomma, devastante e impattante anche su tutta la famiglia, no, in sostanza, è più la rabbia o lo sconforto? Io penso che sia un po' e un po'. La rabbia perché ti chiedi sempre perché a me, e lo sconforto di come faccio a venirne fuori, aiuto. E poi la famiglia appunto si fa un quadrato e si riesce in qualche modo a superare sia la rabbia che non porta a niente, che lo sconforto che non ti fa andare avanti e appunto superare la stessa malattia.